Col trittico alle spalle, le 5 abruzzesi di Serie D possono fare un mini bilancio di come sono andati i 3 appuntamenti, da domenica a domenica, che potevano consentirne uno slancio in classifica oppure deprimerne le aspirazioni. Chi esce meglio di tutti e con più punti è il Teramo, 7 su 9 per la squadra di Marco Pomante, che aveva aperto col derby difficilissimo dello stadio Angelini di Chieti, terminato in parità, per poi rifinire il tutto con i successi interni con Vigor Senigallia di misura e Sora in maniera più larga e comoda. I biancorossi in questo modo hanno agganciato il treno di vetta a quota 18 punti, ma soprattutto sembrano aver trovato i meccanismi che possono permettere, seppur ad una neopromossa, di veleggiare nei piani alti per lungo tempo. Gli attaccanti a rotazione vanno a segno: Pavone, Touré, Galesio, D'Egidio, e poi arriva anche altro dalla difesa. Con il Sora, per esempio, ci ha pensato Thiago Menna con la doppietta. La cosa che stupisce maggiormente è la velocità con cui il Teramo, dopo lo scotto iniziale, si è calato perfettamente nella parte, merito di una conduzione tecnica di livello e di un mercato che sembra aver centrato tutti gli obiettivi, quello di dicembre dietro l'angolo e quello per rifinire un organico competitivo. A quota 5 punti in 3 partite, Chieti e l'Aquila, frutto di 2 pareggi a testa e una vittoria. Partendo dai neroverdi, detto del derby col Teramo, il mercoledì del Recchioni, dopo il vantaggio di Donzà, sembrava poter portare il bottino pieno. Non è stato così, ma la squadra di Giovanni Gnoffo, dopo 3x e contro un avversario, il Termoli, insidioso, ha saputo rimettersi in carreggiata malgrado avesse scelta obbligata in porta e dovesse per forza di cose ritrovare la vittoria per non perdere troppo contatto col resto della compagnia di testa. Il tris firmato da Fall, doppietta e Sini ha riportato il Chieti in alto e soprattutto con la consapevolezza di avere in organico tante soluzioni per poter sbloccare anche situazioni che possono farsi complicate. Continua invece il mal di trasferta dell'Aquila, che impatta nelle gare lontano dal Gran Sasso d'Italia, Ariano con Roma City e nel derby ad Avezzano, mentre fa il bottino pieno, pur nel finale con qualche brivido, nell'infrasettimanale col Notaresco, dove i singoli, specie Banegas con un gol e un assist, risolve una pratica che si era fatta davvero complessa. Manca qualcosa lontano da casa ad una formazione che è a ridosso delle primissime, ma che se vuole aspirare al salto di categoria deve urgentemente trovare dei correttivi per non affidarsi sempre alle intuizioni di attaccanti o centrocampisti, benché di grande qualità. Finora 4 pareggi e una sconfitta a San Benedetto del Tronto sono troppo pochi per pensare di sognare in grande, mentre il rendimento interno è ineccepibile. Escono con 4 punti Avezzano e Notaresco, una vittoria, un pari e una sconfitta per entrambe le formazioni, che stanno però nella parte destra della classifica. Per i biancoverdi il colpaccio è rappresentato dal blitz a Riviera delle Palme di mercoledì, in una settimana che era partita un giorno prima, il sabato, con la sconfitta di Trasacco al cospetto dell'Arecanatese. Quello sembrava uno stop in grado di fiaccare una squadra che avrebbe avuto poi la San Benedettese e il derby con l'Aquila. E invece lo 0-2 ha tirato fuori dalla formazione di Pocheschi energie nuove che l'hanno portata a fare 2 risultati di importanza capitale e una ripartenza dunque dopo un avvio horror. Costretto a mangiarsi le mani, il Notaresco non poteva sbagliare la gara interna con la Fermana e non lo ha fatto. Il problema è stato poi nelle trasferte dell'Aquila a Fossombrone. In entrambi i casi in vantaggio, la squadra di Evangelisti ha trovato in quei 180 minuti il solo punto nelle Marche. Dolorosa la sconfitta al Gran Sasso d'Italia al 91esimo, firmata Keita, condita da polemiche quella di domenica, aperta dall'Eurogol di Braccia e chiusa da Casolla con un uomo rosso-blu a terra. La qualità del gioco non si discute e il mese di novembre sarà determinante e ricco di scontri diretti per provare a dare una sterzata al proprio campionato.